Uno dei valori fondamentali del nostro progetto della Biblioteca delle Cose è spostare il valore dagli oggetti alle persone. Questa è una cosa per noi molto molto importante che si lega un po' all'ecologia. All'interno di questo nostro coworking abbiamo aperto a febbraio del 2020, proprio poco prima della pandemia. Il nostro progetto della Biblioteca delle Cose. Ci sono attrezzi per l'edilizia, ci sono attrezzi per la cucina, potrete fare la salsa in estate. E ci sono, una cosa che per me è molto importante, attrezzi per fare eventi. Buongiorno. Buongiorno. Devo misurare. Ci siamo trovati nel tempo a condividere tanto, già con i condomini del nostro palazzo, ma anche iniziative di quartiere. Ci piaceva l'idea che a questo punto potesse diventare un modello un po' più esteso, un po' più ampio. Si inserisce all'interno di un'ambizione nostra, del nostro spazio, di essere un po' come una portineria di quartiere. Questo tipo di iniziative sono abbastanza diffuse, soprattutto in Francia ci sono degli esempi molto avanzati, dove spazi come il nostro di fatto erogano servizi anche veramente molto semplici, come la possibilità di ricevere un pacco quando non si è a casa. Tutto questo ha l'obiettivo di creare in realtà un capitale di relazioni, proprio perché la scusa del pacco o dell'attrezzo in condivisione porta diverse persone nel nostro spazio e le porta a entrare in relazione con noi e tra di loro. Funziona come una biblioteca, tant'è che si chiama Biblioteca delle Cose, quindi un tesseramento annuale che ti permette di prendere in prestito gli attrezzi. Nella biblioteca prendi libri, qua prendi attrezzi gratuitamente. Queste sono le 10 categorie in cui è possibile trovarli. Gli attrezzi sono catalogati prendendo in considerazione tutte le sedi di Palermo, attualmente sono 2. Questo è Book, ed è la seconda sede che ospita la Biblioteca degli Oggetti Zero. Book è un'associazione di promozione sociale che ha aperto i battenti qua alla Calza. E all'interno di questo spazio, che è una biblioteca per adulti, per bambini, si trova anche la Biblioteca delle Cose. Devi organizzare una festa, puoi venire a prendere in prestito ciotole, bicchieri, tutto lavabile e anche le posate. Essendo un progetto inedito in città, è stato alto l'interessamento da parte delle persone. Abbiamo studenti per dei piccoli lavoretti a casa, ma ci sono anche delle imprese che per avviare dei lavori nella loro attività hanno deciso di utilizzare attrezzi che se no gli sarebbero costati davvero tanti soldi, e quindi qua da zero hanno trovato il luogo dove prendere in prestito questi attrezzi. Passa la sopra. Grazie. Come l'hai trovata? Bene, benissimo. Ho fatto questo traslogo ed effettivamente sono stati utilissimi. Per ora gli oggetti più richiesti sono quelli di falegnameria e quelli di giardinaggio. Quelli di giardinaggio soprattutto perché con l'arrivo della primavera c'è una richiesta di lavoro in chi ha un giardino, un albero, le potature. C'è un biotrituratore che ad esempio è stato, appena l'abbiamo messo a disposizione, è stato subito preso in prestito. C'è chi ha sperimentato e per poi scoprire che alcuni tagli era meglio farli fare al falegname, quindi ci troviamo di fronte a persone che in realtà ci chiedono anche tanto di poter apprendere come utilizzare gli strumenti. Infatti il progetto prevede comunque anche dei corsi che in questa fase sono di fatto diventati dei videocorsi, e serve sia per fare i tagli dal basso che per fare i tagli dall'alto. Oggi forse scontiamo anche un attimo di diffidenza legata all'idea di usare gli stessi oggetti, quindi siamo anche molto precisi nel comunicare come tutto venga sempre igienizzato. Stiamo vedendo però che, appunto, proprio perché viviamo un momento difficile dal punto di vista economico, le persone si fanno due conti in tasca e dicono: sai che c'è, forse con 10 euro mi conviene. Consigli in giro per questo servizio che ancora non tutti ci conoscono. Assolutamente, assolutamente. Grazie di tutto e buona giornata. A presto. Ciao.